Benvenuto a questo nuovo appuntamento con i cucinieri della notte. Dopo un periodo di assenza riprendiamo i video in una nuova abitazione. Adesso il nostro amico Renato ci illustra la ricetta di oggi. Bene, ciao ragazze, ciao ragazzi. Pasta alla siciliana, ma la possiamo chiamare anche al regno delle due Sicilie, perché è un piatto tipicamente napoletano, però abbinato con le melanzane, pasta alla siciliana. Gli ingredienti sono: la dose per 6 persone, 1 kg di ziti, 1 kg di melanzane che poi vengono fritte, 500 g di provola affumicata, 4 passate di pomodoro, mezzo bicchiere di vino, mezzo chilo di tracce e 1 kg di salsicce. 1 decilitro di olio evo, 2 spicchi d'aglio, sale e basilico quanto basta, 100 g di parmigiano reggiano grattugiato. Adesso aggiungiamo 1 decilitro d'olio, l'aglio e lo facciamo soffriggere e imbiondire. Adesso che l'aglio si è imbiondito, aggiungiamo le tracce e le facciamo rosolare. Tracce, salsicce, e facciamo rosolare il tutto. Adesso che le tracce sono ben, salsicce e tracce sono ben rosolate, aggiungo 1 bicchiere di vino bianco e faccio sfumare il tutto. Bene, adesso che il tutto è ben rosolato, aggiungiamo il sugo, aggiungiamo il passato di pomodoro e lo facciamo cuocere lentamente. Alla vecchia maniera, ragazzi, perché quando lo spezzi così il sito fa pure la ricciatella, che solo c'è il napoletano. È il momento che l'acqua è in ebollizione, classico sabato a Calavasta. Piano piano, salve, piano piano. E voilà. Visto che la pasta deve andare al forno, lo facciamo al dente e facciamo una cottura di 7 minuti. Cotta. Va bene così, primo strato di pasta. Allora adesso tu hai una grande responsabilità, perché devi cercare anche tu. E questa è la piccola della famiglia. Si chiama Virginia, 3 anni e mezzo, con il coro dei bambini. Quanta centimetri sto primo piatto? No, vediamo che succede. Vabbè, abbiamo preparato il primo strato di pasta, aggiungiamo le melanzane,
pentola già pronta, come ben potete vedere. Aggiungiamo il basilico. Perché se non ci sta la dura, non dà una sapore. Facciamo lo strato di provola affumicata. Formaggio. E copriamo il tutto. Non mettere loro perché altrimenti dicono ma sì, sti barboni, ma a che ora mangi? Questo voglio su qua. Facciamo un altro strato di melanzane. La classica dieta mediterranea, sapete? Brava, eh! Sì. E la lama è Europa, ma è l'Italia si può. Adesso ricoverato. Sì, che sarebbe un famoso ospedale che sta a Mergellina. I Cardarelli no, perché si no, vede il mare no. Da lontano, mentre a Mergellina è diverso. Stavo male, capito? Oggi c'è giusto. Non ho tirato molto il sugo per renderlo più leggero. Come mai è nato questa leggerezza? È data l'una. Ok. Ancora provola. Torniamo. Bene, secondo me adesso inforniamo il tutto, eh! Ecco qua! 180 gradi, mezz'ora. Va bene ragazzi, la mezz'ora è passata con il forno a 180 gradi. Ecco il risultato. E non resta altro che dire buon appetito! Buon appetito! Ebbene ragazzi! Dopo questa zingarata, credetemi, passa al forno alla siciliana, salsicce e tracce, friarielli preparati da Laura, ottimi, tiramisù non vi dico. Anche questa volta Salvatore dedicherà al piatto una sua poesia. Vai Salvatore. Allora, la poesia si chiama Pasta alla siciliana e racconta un po' la storia di come nasce il nome di questo piatto, che in Sicilia chiamano piatto alla norma. Pare che il nome deriva dal fatto che un commediografo, assaggiando questo piatto, vista la bontà, disse proprio un piatto fatto a regola d'arte, quindi alla norma.
Qualche altra corrente di pensiero racconta che invece questo piatto fu chiamato così perché c'era una bella ragazza che si chiamava Norma e quindi gli diedero questo nome. E poi la poesia racconta anche del fatto che insomma è un piatto siciliano, ma che a Napoli lo facciamo a modo nostro, per intenderci. Pasta alla siciliana. Dinda terra di picciotta seconda, a sto piatto non tema confronta. Nascette sotto la dinastia aragonese, grazie a fantasia nucatanese. Fui battezzata pasta alla Norma, per una bella figliola con stessa nomma. Ma c'è sta pure chi invece ci dice, canata musa facetta l'ispiratrice. Un brava commediografa catanese, mangiando sto piatto rimanette sorpresa. Ricette in opera d'arte preparate fino come l'opera di Vincenzo Bellini. Maccarone e mulignana fanno amore, tuculiana rindo sugare e pummarola, e non lasciano mai la loro amata a ricotta salata grattugiata. Non ha da mai mancare l'addore, se no non ne ho stesse sapore. Due foglie di basilica fresca per completare l'opera dell'artista. Senza offesa alla pasta siciliana, noi tremmo una versione napoletana. La prima piatta che è sicuramente degna e quella che fuia le due Sicilie o regno. Bravo! Bravo! Bravo, Sant'Agata! Así es! Al regno delle due Sicilie! Al prossimo video! Al prossimo video! Ciao a tutti! Ciao ragazzi!